Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in un nuovo video. Ragazzi, oggi vi farò vedere come nasce un Powerwall. Un Powerwall non è altro che una batteria di accumulo. In questo caso, ragazzi, abbiamo una bella e grossa batteria con celle LiFePO4. Dicesi Powerwall perché? Perché è una batteria pronta all'uso, inclusiva di batterie, cioè di celle, di BMS, di equalizzatore attivo. Questi ragazzi sono le schede elettroniche che servono per l'interconnessione e il bilanciamento. Questi ragazzi sono i distanziatori in materiale plastico o vetronite, comunque che si mettono tra cella e cella. In questo video, ragazzi, andremo ad assemblare tutto. Questi sono i bus bar per connettere appunto in serie tutte le varie celle. Le celle sono delle 280 amperora e quello che vedi è il suo box in metallo. Andiamo a preparare tutti i componenti sul nostro tavolo e piano piano andremo ad assemblare il pacco batterie. Per iniziare, ragazzi, andiamo a prendere i piedini, posizioniamo i piedini nella parte sotto del box in metallo. Ragazzi, queste batterie potranno anche essere connesse in parallelo, perciò potrai andare nel tempo a realizzare un armadietto batteria impilandole una sull'altra, ok? Andranno connesse in parallelo tramite la cavetteria di potenza e più i connettori paralleli. Questi sono i manici laterali, sono due per lato. Perché ragazzi, un pacco batterie di questo come minimo ha un peso di 90 kg, può anche toccare i 100 kg, considerando la presenza di tutto il contenitore metallico, la BMS, tutto ciò appunto che compone questo Powerwall. Andiamo a prendere anche tutto il resto di componentistica e ora piano piano lo andremo ad assemblare. È già stato predisposto con una sorta di separatore, ok? Questi sono i blocchi per poter andare a bloccare e sbloccare la parte di sopra per eventualmente fare manutenzione in futuro. Andiamo a smontare tutto il contenitore, tutta la parte frontale, che è appunto quella dove andrà messo il BMS, dove andrà messo il bilanciatore attivo e le schede. Andiamo a misurare i voltaggi per vedere se possiamo andare a installarli già dentro al nostro contenitore. Se i voltaggi, ragazzi, sono congrui, ok? Sono similari al più possibile, allora possiamo andarli a piazzare dentro. Come vedi, è stato sviluppato in maniera tale che tutto entri alla perfezione. Qui vedrai la connessione serie delle batterie, sono giustamente 16, 8 da un lato, 8 dall'altro lato. Come vedi, tutto separato tramite questi fogli di materiale isolante dal metallo, ok, che compone la struttura. Si vanno ad avvitare, si va a chiudere tutto perfettamente. Questo, ragazzi, funge anche da compressore perché il metallo, come hai visto, comprime da tutti i lati le celle. Andiamo a mettere nel centro A e B, sono le due schede di bilanciamento. Queste serviranno appunto per far arrivare la corrente dal bilanciatore, dalla BMS, e poter appunto bilanciare e in più tenere sotto controllo tutte le celle. Colleghiamo i ponti di connessione tra cella e cella, avvitiamo anche i cavettini. Come vedi, ragazzi, semplicissimo. Io nel mio pacco batterie autocostruito ho dovuto fare un casino perché io avevo i cavi, i fili che uscivano dalla BMS e fili che uscivano anche dal bilanciatore attivo, cioè c'è stato lì un macello di fili. Qui invece metti la scheda, cabli quei cavetti già belli predisposti a misura e sei pronto per andare avanti. Questi sono i poli di uscita. Come
come vedi sono due, perché uno è uscita e l'altro può anche essere parallelo. Perciò se hai un'altra batteria connessa dal lato superiore, basta andare a connettere il ponte conduttivo tra quello e quello di sopra, così da aver fatto un vero e proprio parallelo. Questo, ragazzi, è il display LCD, che ha anche una sorta di Bluetooth integrato. Puoi renderlo smart tramite sempre la BMS, che si monterà una bella 200 A. Eccola qui, bellissima 200 A. E questi sono tutti i ponti che dovranno essere connessi direttamente alla BMS. Andiamo a montare anche il tasto di avvio. Premendo questo tasto, tutta l'elettronica di questo Powerwall si avvierà. Si accenderà la BMS, si accenderà il display e avrai tutte le informazioni in tempo reale sia sul display a bordo del Powerwall che su una sorta di applicazione. Questi, come vedi, sono i ponti, ponti di entrata, ponte di uscita. Vedi, uno va alla batteria, uno va all'uscita, c'è quello negativo, c'è quello positivo diretto, eccetera eccetera. Piano piano si va ad assemblare tutto. Il tutto viene controllato giustamente dalla nostra bellissima BMS Smart. Monta anche un super diodo lì in mezzo per la protezione, perché ovviamente, ripeto, vanno anche bene con connessione parallela. Qui abbiamo collegato positivo negativo dei nostri 16 celle, ragazzi. Andiamo a provarlo, accendiamo dal tasto, tutto funziona, si fa una bella check up dei bulloni, si stringono alla perfezione. Come vedi, il Powerwall è quasi completato. Sotto hai le porte di connessione. Questa è l'applicazione che comunica via Bluetooth, ok? Qui si fa la vera e propria connessione fisica e qui hai tutte le informazioni sulle celle. Hai le tensioni delle varie celle, temperature, puoi andare a variare i settaggi, puoi andare a mettere nuovi settaggi. Per esempio, in questo caso, montando celle da 280 a 300 A, vai a dirgli al sistema che le celle hanno quella capacità, così in automatico autosistemarsi e regolarsi per il SOC, la percentuale di energia rimanente nella batteria. Si va a chiudere tutto, si collega anche al computer tramite la porta che avete visto per poter andare a fare varie modifiche al firmware della BMS. Qui ti mostro due batterie Powerwall connesse in parallelo. Ragazzi, se il video ti è piaciuto, continua a seguirmi, seguiranno tante tante nuove novità. Come tutte le batterie parallele, sono pronte all'uso. 48 volt, variano poi giustamente i kilowattora. Ragazzi, per questo video è tutto. Ciao belli a tutti, al prossimo video. Se non sei iscritto, fallo, iscriviti. Ciao ciao.